siamo la civiltà della plastica e siamo talmente stupidi e stolti che buttiamo la plastica dappertutto. E cosa vuoi farci? Questa plastica poi te la troverai, no? Adesso si è visto che addirittura la plastica poi non è che si distrugga, ma si riduce in piccolissime frazioni, in piccolissime particelle, arriva poi attraverso le acque, arriva nei fiumi, nei mari, e nei mari i pesci che praticamente se le ingeriscono e ci si trova questi pesci con lo stomaco ricolmo di frammenti di plastica. Pare che ci siano in determinate aree del... Non so bene più se è dell'Atlantico o probabilmente dell'Oceano Atlantico, un'isola gigantesca, pare come, forse come la Francia, che è un ammasso di plastica e che chi l'ha studiata, chi la sta valutando, dice che quello che si vede sopra è solamente la punta dell'iceberg, perché sotto c'è una tale massa di plastiche che probabilmente non si riuscirà mai e poi mai a poter, ecco, asportare e magari rigenerarle e riutilizzarle. Beh, ma lo vedo anch'io, guardate, che adesso che c'è lì vicino a Mogliazze, c'è San Cristoforo, qua in comune di Bobbio, c'è quella bellissima cascata e dove ci viene tanta gente. Io non ti dico quanti rifiuti tocca raccogliere, perché la gente viene lì, la mascherina la prende e la butta per terra e poi il brick per il succo di frutta, la bevanda o del tè vario, via dicendo, lo prende e lo butta per terra. E poi ci sono i fazzoletti, li prende e li butta per terra, quindi proprio gente incivile, gente stolta e incivile, che verrebbe voglia proprio di prenderli a calci nel sedere. E poi però uno cosa fa? Si mette lì magari e cerca di raccattare su, raccogliere, però è una lotta impari. Basta vedere quello che si trova in tutte le città, che cosa la gente butta per terra, ma non solo mozziconi di sigarette, di tutto, di più, bicchieri, lattine, via dicendo. Guarda, se penso, quando vado ad esempio a Pavia, che Pavia è una bellissima città, insomma, poi c'ha tanti selciati di ciottole, dicendo, città universitaria, dove che è popolata da quella che sarà un'elite. Quando andavamo, perché adesso con il coronavirus abbiamo sospeso la presenza, vediamo poi di riprenderla quando non ci saranno più tutte queste varie norme. E alla domenica mattina è una cosa incredibile, sembra un paesaggio quasi di guerra. Bicchieri di plastica, bottiglie rotte, stracci, giornali, carte, cartacce. Tutta la gente che al sabato sera si diverte, va a divertirsi, le famose movide e via dicendo, e poi perde il senno, perde la ragione, perde il buon senso, perde l'educazione, butta tutto per terra. E io mi chiedo, mamma mia, ma abbiamo allevato delle nuove generazioni in questo modo qua, e tutti quanti che siamo istruiti in un modo come mai è successo nella storia dell'umanità, non abbiamo ancora capito che noi tutti quanti abbiamo in comune questo grande pianeta. Basta, quindi. Non è che ci unisca la religione o la politica, che anzi ci dividono, o le economie che cerchiamo di farci le scarpe uno con l'altro. No, abbiamo in comune invece la vita che questo pianeta ci garantisce, l'aria, l'acqua e la terra. Ma non, dovrebbero insegnare, la prima cosa da insegnare a scuola dovrebbero essere queste.